Vi presento i cuccioli dell'Orto Dio, così evito di chiedere soldi a sconosciuti. A Stefano già lo conoscete fin troppo. E poi ci abbiamo il secondo cucciolino dell'Orto Dio, Nicotino, che lui quando è nato. Quando sei nato, Nico? Raccontaci la tua storia. Nicotino è nato nel 2009, vero, mi sembra? Sì, verso settembre. Però è stato levato subito dalla famiglia, da mamma, papà e fratellini, perché è stato venduto a una fiera di quelle degli animali di paese. Qualcuno l'ha comprato, è finito in una casa di ricchi. Però graffiava il parquet, allora se l'è preso la domestica, straniera, l'ha portato nella sua casa più povera. Però pure lì forse già era diventato mordace, faceva i bisogni, allora se l'è presa una sua parente, che abitava nella stessa occupazione dove abitavo io. E dopo un po' che pure lei non ce la faceva e lo voleva portare al canile e ha insistito varie volte che me lo prendessi, alla fine l'ho preso io. E Nicotino quel giorno faceva più o meno 3 mesi di vita. Vieni Nico, usciamo? Andiamo a giocare? E quindi mo se Nico è mordace e si fida poco di tutti, io lo so perché voi magari non lo sapete, però da quando Nicotino sta con me l'ho trattato malissimo e ecco cosa è diventato. Un cane mordace con le persone e tranquillo con le mucche. Nico, fai vedere come dai un bacino a Nandina? Papà? E Nicotino non è ancora sterilizzato. Guarda che pisellino. Poi qui abbiamo una giulietta dietro la rete. Un po' ciaccatella, giuliettina. Lei sempre così, sono spericolate ste due. E la sua gemellina Perdicca, e loro invece stavano tanto bene con il loro vecchio papino, però erano un po' troppi cagnolini, un po' troppo poco spazio, allora poi si creava casino e mo qua dicono che stanno più tranquille, è vero Giulie? È vero Giulie? Ma tanto loro si vede che sono tranquille, loro hanno 1 anno e mezzo più di Nicotino, quindi dovrebbero essere dei primi mesi del 2011. E quindi ci dovrebbero adesso poco più di 3 anni. E sono tutte e due sterilizzate le cucciolette. Andiamo a vedere Nandina e i papiri. Di là ci abbiamo. Vabbè, no, lei è ultima. Vabbè, la sora Nandina, chi la conosce, è l'ultima arrivata. Lei invece doveva finire in allevamenti da latte e invece è finita per sbaglio qui. È stata una delle poche fortunate che è riuscita a scappare dagli allevamenti intensivi. Ci vuoi raccontare la tua storia, Nandina? Me te magno il dito piuttosto. Eh sì, Nandina c'ha un certo peso come mucca. È vero, papà. E qua sta sicura che nessuno ci farà le bistecche e nessuno gli fa fare il latte. Anche se tante volte per scherzarci ci gioca il macellaio impazzito. È un gioco che facciamo noi così, per ridere. Ora se troviamo pure i paperi, sempre che sono svenuti dalla sete, Gastone e Leandro, eccoli là. Gastone e Leandro che hanno tanta paura dei cani, quindi li attaccano sempre, sono i più stronzi di tutti, più di Nicotino, perché loro insieme con il loro fratello Ernesto, che poi è morto, hanno passato tutti i loro 10 anni di vita praticamente in una gabbietta 2 metri per 2 metri per 50 centimetri, quindi vedevano a malapena la luce del sole, non becchettavano erba, non avevano accesso all'acqua e quindi erano aggressivissimi. Adesso sono rimasto molto paurosi, molto cattivi, però se ti avvicini troppo ti beccano, a te essere umano, allontanano i cani, però devo dire che vanno d'accordissimo con Nandina, cioè gli si avvicinano come amica, sentono che è erbivora. Dai, venite qua voi due, che ci dobbiamo presentare, ma siete proprio antipatici sempre, oh, con sti occhi messi così, che pare che guardate storto. Come stai, Lea? Li vedete spiumati, ma da quanto ho capito è una cosa che succede tutti gli anni, mo è un po' che stanno qua, fanno il
il cambio delle piume più lunghe. Però quello invece davanti, Leandro, quello dietro è Gastone, quello davanti Leandro è un po', che lo vedo un po' rimbecillito dal tanto caldo, dall'afa. Comunque questi sono tutti i cuccioli per ora dell'Orto Dio, come me ci includo pure io, a parte Giulietta e Perdicca, tutti gli altri provengono da situazioni di violenza, di reclusione, di sofferenza, per cui se poi dopo siamo incazzati e vi trattiamo male e vi mandiamo a fanculo, non ve lamentate, piuttosto se ci volete guardare, appressateci e mandateci i soldi, se no andate a guardare un altro, andate a guardare i cuccioli di qualcun altro. Bella regà, e voleva salutare un attimino per Dinchia pure. Di qualcosa papà, parla dai, che gli vuoi dire tu a tutti i fan? Ha detto per Dinchia che mi ama. Il nicotino ha detto che vi morderà a tutti, a prescindere da come lo tratterete. Ciao a tutti anche da Nandina, che ha quasi finito l'acqua, ma tanto sta bacinella gliela riempiamo sempre, gliela abbiamo sempre riempita e sempre gliela riempiremo. Vero Nandì? Vai nel rubinetto, eh? Nandina si è imparata a bere da sola al rubinetto. È che non si è imparata a richiuderlo, sta sprecona. Saluta Nandì, dai! Saluta che devo chiudere il filmato. Timidona, tieni, guarda che ti do. E qui finisce la corda di Nandina. Meno male, se no ci si mangiava pure le viti e la mela. Ciao. Sia ben chiaro, prima che qualche vegano animalista rompi coglioni dicesse qualcosa, che Nandina sta legata perché sta fuori il recinto, ma dentro al recinto dei 4000 metri Nandina sta sempre libera. Vegani, quindi non mi rompete i coglioni. Ciao.